Wahekuj, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Yo-K-Watch Puni Puni. Come ogni domenica c'è un video dedicato a Yo-K-Watch Puni Puni. Non so per quanto riuscirò a portare avanti Yo-K-Watch Puni Puni, visto che è stressante giocarci una volta a settimana. Sì, lo so, è un po' un controsenso, però è stressante perché devo comunque sia farmare dei punti per poi portare le slottate, che in genere sono la cosa più interessante. Tranne quando ci sono eventi particolari come quello di oggi. Ma oggi non farò l'evento speciale, che poi è quello con Inazuma Eleven Ares, ma farò, ovvero altro, come avete letto nel titolo, ovvero ho due pass di Kirakoma e un altro pass che non ho ben capito di chi è, perché non mi sono neanche scomodato ad andare a vedere chi è. Se è uno yokai importante vorrei reclutarlo, quindi dovrei portarmi qualcuno che comunque sia mi aiuta a reclutare gli yokai. Ora, chi ho io? Potrei portarmi Amoroseo? Da quello che mi ricordo, lui aiuta a far venire in squadra uno yokai, ma non mi sembra di avere altro. Vorrei togliermi subito il sassolino e vedere chi è questo qui, perché non ne ho la minima idea, sinceramente. Spero non sia troppo importante, perché se poi non riesco a reclutarlo, insomma, mi dà un po' fastidio. Oh, porca miseria. Ok, ci stavo pensando che fosse lui, perché l'ultima, il kanji non ho idea, non mi ricordo, lo so cos'è ma non mi ricordo, l'ho visto qualche giorno fa addirittura, però Hatan mi stava facendo pensare che fosse appunto Octaserpe, qual tipo Octaserpe, però questo yokai non ha lo stesso effetto di Octaserpe, se non sbaglio, è simile perché appunto anche il nome comunque sia, non so cosa mangia. Ah, tempura, ottimo. Non so se ho salvato l'altro file di registrazione della webcam, però dovrebbe in teoria quando la spegni, quando si interrompe da sola. Boh, proviamo a fare un po' a fare sto yokai. Poi vabbè, nel titolo ce lo metterò il suo nome, ma mo' proprio zero. Dopo ci pensiamo. E Tatino, mi sono portato Amorosio che è un livello 1 o 2, quanto stava? Quindi proprio zero. E non è neanche tanto forte, 159 d'attacco e punti salute 8249. Boh. Nello scorso video, in un video, uno mi ha detto: ma perché se vuoi reclutare gli yokai non ti porti quelli che reclutano? Io non è che voglio reclutare gli yokai a tutti i costi, ci gioco, se vengono in squadra ok, se non vengono ok. L'ultimo Nyamurai in particolare non è che mi interessasse molto averlo. Ho fatto, ah, non è venuto, che peccato. Vabbè, sì, però se non viene, non è che mi cambia qualcosa. Allora, lo sto massacrando, quindi Amoroseo, caricati benissimo. Quando stai? 12? Dai, no, ho sbagliato. Devo farlo arrivare a 13 per caricarlo subito. E vabbè, andiamo, sacagniamolo. Vai, che Kaminara Sgoro è perfetto. È un grande booster. Certo, c'è di meglio, ma io non ho di meglio in questo momento. E vediamo allora, dai, questo lo voglio. Sì, woohoo! E anche Sfera Sacra, che è sempre d'aiuto. Ottimo. Ovviamente, con tre slottate. Attenzione, voi avete visto due pass di Kirakoma, ma l'ho trovati nella stessa slottata. Il che, sì, mi dà un grande dispiacere, perché potevo trovare altro. Amico, non ho idea di cosa tu stia dicendo perché non voglio leggere. È un SS, ovvio, se lo trovi con questi pass così deve per forza essere di rango leggermente più alto rispetto ad altri yokai. In genere i ranghi S non sono dentro questi eventi così, in genere. Andiamo un po' a vedere un attimo. Perché se questo tizio ha lo stesso effetto di Octaserpe, io sono molto contento. Posso fare un flood normale. Posso provare a floodare. Damage, no. No, aumenta i danni. Aumenta dovrebbe essere un booster d'attacco. A meno che non so leggere più il giapponese. Damage. Sì, dovrebbe essere un booster d'attacco di 64 punti, quindi non male, che dura 10 secondi. Beh, sì, è buono. Non è male, non è male. Andiamo un po' a fare Kirakoma anche. Tanto l'avrei fatto comunque. Però dico, nel senso, andiamo a fare Kirakoma e vediamo se riesco a reclutarlo. Non so che cosa mangia però, non mi ricordo. Dovrei finire anche lo stage con lui, mi sembra, per ottenere una stella. Sì, devo farlo con Kirakoma e finire con un Energimax. Non so se devo... mi sembra che debba finire con un Energimax particolare, perché c'è il simbolo Oni. Ok, ho capito chi è, ma non ce l'ho in squadra. Cioè, non l'ho ancora trovato.
Allora, non ho portato nessuno per reclutarlo, perché tanto l'ho detto, se ce l'ho già, quindi se viene bene, se non viene, oh, amen. L'Energy Max di Shogunian non è male, però deve anche colpire gli yokai giusti per fare più danni. Tipo, se io colpissi tutti quanti Shogunian con lui, una volta l'ho fatto, ho fatto un casino di punti. E il problema è che quando non colpisce Shogunian, colpisce comunque sia uno yokai non troppo potente, che ha un attacco base basso, c'è la possibilità che non funzioni, che faccia pochi danni, e questo è un po' un problema. Facciamo così, mi porto a Moroseo. Voglio reclutarlo a sto punto, dai. Oh, io ho fatto il possibile. Ok, ha preso un po' di yokai, ha preso un po' di yokai, ok, va bene. Sì, però che succede? Vabbè, vabbè. Vediamo un po'. No, vabbè, fa niente, dai. L'ho detto, se lo prendo bene, se non lo ci provo, ma amen. Tanto ce l'ho, quindi sto tranquillo così. Va bene, va bene. Giusto per curiosità, voglio andare a vedere l'evento di cosa tratta. Trispecchio, ok, ci porta qui. Nel mondo di Nazume Eleven, questo. Sinceramente, ancora non sto seguendo la serie. La inizio a fine estate, così almeno posso vedermi un bel po' di episodi in santa pace. Tutti quanti in fila li vedo. Stanno all'undicesimo, dovrebbe uscire il dodicesimo, da quello che ho visto. Perché c'è un ragazzo che li carica, allora non sono iscritto, però mi appare nei feed. Quello che carica. Queste sono le nuove manager. Però è strano. Voglio dire, so che la serie riprende praticamente da appena Mark e gli altri vincono il Football Frontier contro la Zeus. Però non ci sono le solite supporter, le manager che abbiamo conosciuto. Questo porta una maschera. Le classiche manager che abbiamo conosciuto non ci sono, vabbè. Non è un problema. Questi eventi così è più facile farmare. In questi eventi. Oh mio Dio, Goenji Shuya! Lo voglio. Goenji risvegliato. 3500 punti, zio, li farmo in un attimo. Giuro che per te. Oh no! Oh no! Oh no! È Slingshot! Oh no! È la Wakiji? おはじき。Oh, Cribbio! Oh, attenzione! Attenzione, c'è Burn! C'è Burn! Oh mio Dio! Ah, però prendiamo lui. Questo qui so che è forte in Inazuma Eleven. Non mi ricordo il nome, però dovrebbe essere un personaggio forte da quello che ho letto. Perché non si può leggere, non si può sentire una cosa scritta, si può solo leggere. Questo va, ok. Ah, ok, quello lì. Oh, questo è forte pure, sempre nel gioco di Inazuma Eleven. Sapete che c'è? Quasi quasi ci provo a farla. Yamada Radar, il radar di Yamada. Inazuma Coin. Kazemaru. Che bello. Inazuma Coin G. No, ragazzi. Questo mi mette voglia di tornare a sfasciarmi su Yokai Watch. È tantissimo che non gioco Yokai Watch. Faccio una partita di diverse ore come facevo. Allora, ci vuole il livello 40 per Goenji e 3500 punti. Per te lo faccio, zio, per te lo faccio sicuramente. Dai, mio personaggio preferito, non posso fare altrimenti. Quindi, per ricevere tutte quante le ricompense di questo bell'imbusto, bisogna arrivare al settimo livello. Però devo anche slottare gli yokai che possono aiutarmi. Tipo, boh, non lo so. Non so chi mi aiuta, ma poi lo vedrò. Comunque sia, bellissimo evento. Questa volta davvero è l'incipit giusto che mi serve per sfasciarmi come facevo all'inizio su Puni Puni. Quindi Koji, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Questo evento sarà davvero bello. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E come sempre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!